L'ex sindaco Ted, come vede la situazione di Alghero oggi? Molto confusa. Confusa probabilmente è un eufemismo, è una situazione molto difficile, ma non è altro che l'epilogo di un percorso amministrativo molto travagliato e che ha mostrato di incontrare grossissime difficoltà fin dall'inizio. Obiettivamente, fin dai primi mesi di questa avventura amministrativa, il sindaco Bruno ha dimostrato di non avere comunque quelle doti e quelle capacità che deve avere un sindaco. È vero, ha delle doti anche importanti in materia di comunicazione, è un grandissimo infiocchettatore, riuscirebbe a vendere topi come Cincillà, però questo non è sufficiente, è necessario anche lavorare tutti i giorni, affrontare i temi concreti, i problemi concreti, sbattersi con i cantieri, cercare di stare al fianco della macchina amministrativa, dell'apparato burocratico, dei dirigenti, dei funzionari, dei dipendenti, perché poi chi dà servizi ai cittadini non sono i politici, non è il sindaco, non sono gli assessori, ma sono i dipendenti comunali che probabilmente in questa fase hanno sofferto di atteggiamenti della giunta che non erano in linea con le aspettative, con le loro esigenze. Se lei fosse sindaco oggi, quale sarebbe la prima azione che metterebbe in campo? Sinceramente, se fossi sindaco oggi avrei preso atto che l'esperienza è finita, ormai il sindaco sta vivacchiando, è difficilissimo andare in aula senza avere i numeri, ma ripeto, il problema più grosso non è tanto non avere i numeri in aula o le difficoltà politiche, il problema più grosso è l'interruzione di un rapporto, di un feeling fra la giunta e l'apparato amministrativo, che è il vero motore dell'amministrazione comunale, è la macchina che dà i servizi ai cittadini, e oggi questo apparato amministrativo è stato in qualche modo mortificato, è stato maltrattato per certi aspetti, per certi versi, e non viene sostenuto, non viene aiutato nel offrire quei servizi che la cittadinanza aspetta. Ora, probabilmente il sindaco riuscirà a valicare questo momento difficile, non è escluso che accada, però non riuscirà assolutamente a rientrare in una situazione di normalità. È un'esperienza finita da tanto tempo, è un'agonia che non può essere assolutamente migliorata o infiocchettata da due comunicati stampa o da qualche dichiarazione roboante fatta ai media, è un'esperienza che sta arrivando al doloroso, sotto certi profili, epilogo. Bisogna prenderne atto, credo. Se dovesse dare un voto a questa amministrazione, quale sarebbe e perché? Il voto sarebbe un voto negativo, sarebbe una bocciatura assoluta, totale, non è riuscita per niente a programmare il futuro di questa città, non è riuscita neanche a spendere le risorse e attuare i progetti che avevamo fatto noi 5 anni fa. Ogni difficoltà che incontra poi cerca di scaricare la sua amministrazione precedente, cosa del tutto deontologicamente poco corretta. Però insomma è innegabile che l'incedere di questa amministrazione sia stato molto 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 incespicante, non è riuscita a fare neanche un 5% di ciò che si proponeva di fare in campagna elettorale, di ciò che si era proposta di fare in campagna elettorale. Peraltro non dobbiamo dimenticare che questo è stato il sindaco meno votato di tutta la storia di Alghero, questo qualche significato probabilmente lo ha. Dia un consiglio a Mario Bruno da sindaco a sindaco. Un consiglio a Mario Bruno da sindaco a sindaco, o qualche consiglio a Mario Bruno l'avrei dato magari qualche anno fa o qualche mese fa. La prima cosa che lui avrebbe dovuto fare è stare al fianco della dirigenza, dei funzionari e dei dipendenti del comune. La prima cosa. Avrebbe dovuto sostenerli, gli avrebbe dovuto dare una mano, li avrebbe dovuto corroborare, li avrebbe dovuto fortificare, gli avrebbe dovuto far capire che l'amministrazione è vicino all'apparato burocratico, la prima cosa. La seconda cosa, abbandonare i social media e abbandonare questa comunicazione sfrenata e dedicarsi più al quotidiano, dedicarsi alle cose concrete, alle cose che servono ai cittadini. Ecco, soltanto questi due consigli.
mi sento di dargli. Ovviamente questi consigli non hanno più ragion d'essere, li avrei dati qualche mese fa o qualche anno fa, però gli avrei dato proprio questi consigli: stai al fianco della macchina burocratica, stai al fianco dei dipendenti del comune e dedicati alle cose concrete e lascia perdere i social media. Quando Marco Tedde divenne sindaco, che Alghero trovò? Ma era un Alghero in grossissima difficoltà, uscivamo da un periodo di crisi anche politica, una crisi che probabilmente si accompagnava ad una crisi economica, c'era questo incedere, diciamo, stentato dell'economia cittadina e per tutta una serie di elementi, per voi anche per una maggioranza molto compatta, piena di energie vitali, siamo riusciti a svoltare in tema di turismo, siamo riusciti a svoltare in tema di economia, di eventi, grandissimi eventi che abbiamo fatto nei 10 anni di amministrazione, credo che non possano essere negati, in tema di opere pubbliche, in tema di crescita complessiva della città, abbiamo investito circa 140 milioni di euro in grandissime opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti e non possono essere assolutamente negate. Ecco, la maggioranza, fatta da tantissime energie vitali, è riuscita a supportare una giunta che aveva al suo interno degli elementi di spicco e siamo riusciti a creare una situazione nuova, una situazione positiva, a disegnare un orizzonte positivo per Alghero e per gli algheresi. Fatto sta, infatti, che ci hanno gli algheresi premiati per un secondo mandato. Il suo mandato si esaurì in modo un po' burrascoso. Che Alghero lasciò? Il mio mandato si esaurì in un modo burrascoso, ho lasciato e lasciai un Alghero, credo, in buone condizioni, un Alghero cambiata, in meglio, e questo ci viene riconosciuto da tutti e da quasi tutti, coloro che non sono strumentalmente posizionati su altri ambiti politici, un Alghero migliore sicuramente. In questi anni Alghero comunque ha sofferto, voi per i commissari, voi per situazioni politiche strampalate, particolari, e oggi vediamo in modo chiaro che l'Alghero che noi abbiamo lasciato nel 2011 è profondamente diversa sotto tutti i profili, anche sotto il profilo, diciamo, psicologico della nostra comunità. La comunità algherese oggi vive un momento di estrema difficoltà, non ha fiducia nel futuro, non riesce a vedere un orizzonte chiaro, ecco, è proprio questo il problema. Nei suoi anni di mandato c'è qualcosa che ha fatto e della quale si è pentito e una cosa che invece non ha avuto modo e tempo di fare? Tante cose ho fatto e probabilmente non avrei dovuto fare, abbiamo fatto tanti errori, li ho fatti io soprattutto perché il sindaco si deve addossare le responsabilità politiche e non solo di un'intera giunta, ma abbiamo sempre cercato di rimediare. Qualcosa che avrei voluto fare in tema di opere pubbliche, per esempio avrei voluto fare la grande passeggiata di via 20 settembre e la grande passeggiata sul lungomare, avevamo il progetto ma non avevamo le risorse per realizzarlo, ecco, questo mi sarebbe piaciuto farlo, la grande passeggiata di via 20 settembre e la passeggiata del lungomare, ma chissà, probabilmente nei prossimi anni le prossime amministrazioni si dedicheranno a fare queste cose, perché per quanto riguarda il resto poi abbiamo fatto un po' tutto ciò che ci eravamo prefissi di fare, tutte le piazze, le strade, tutto ciò che erano opere pubbliche a favore della collettività ed erano i nostri programmi, abbiamo avuto la fortuna e a volte anche la capacità, speriamo, di farle. Le abbiamo fatte, le abbiamo programmate, le abbiamo progettate e le abbiamo finanziate e realizzate. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere qualche progetto da una precedente amministrazione, dall'amministrazione Baldino, che noi abbiamo finanziato e abbiamo attuato. Però credo che complessivamente il bilancio della nostra amministrazione, dell'amministrazione del centro-destra sardista, sia positivo. Ci può raccontare qualcosa di inedito di quando era sindaco o magari un fatto simpatico che non è finito sui giornali in quegli anni? Ma fatti simpatici ne sono accaduti tanti, sono accaduti anche fatti antipatici, non ho un fatto simpatico in particolare che ricordo, tanti fatti simpatici, i fatti simpatici erano soprattutto il rapporto con la gente che toccava con mano la crescita della nostra comunità, la crescita sociale, la crescita economica, ecco, quelli erano i fatti più simpatici. I fatti più antipatici sono sempre, per chi governa, le coltellate alla schiena.
Com'è cambiata la politica d'Alghero negli ultimi 15 anni? La politica è cambiata in meglio per un periodo di 10-12 anni, diciamo che c'era più entusiasmo. Nel periodo del centro-destra sicuramente c'era molto più entusiasmo, le maggioranze erano molto più coese e compatte, c'era la voglia di fare, di crescere, c'era la voglia di dimostrare che sapevamo fare le cose, che sapevamo amministrare, c'era la voglia di cambiare la città, di disegnare la città del futuro. Ecco, nel nostro piano strategico, che ancora oggi è valido e che è stato utilizzato peraltro dal sindaco Bruno per partecipare a varie competizioni nazionali, ecco, nel nostro piano strategico noi abbiamo tratteggiato e disegnato l'Alghero del futuro, l'Alghero del 2020, un disegno nitido che pian piano stavamo realizzando, che si è bloccato, ma io credo che quel disegno, che deve essere in qualche modo rivisto, riqualificato, verrà realizzato. Io sono molto fiducioso, credo che gli algheresi e Alghero abbiano tante risorse positive, qualcuna negativa, ma il bilancio è positivo, ci sono più risorse positive che negative, risorse umane, intellettuali, artistiche, culturali, storiche, tante risorse che fanno grande Alghero e gli algheresi. Le campagne elettorali sono tutte uguali? Le campagne elettorali sono molto faticose, sotto questo profilo sono tutte uguali. Poi le campagne elettorali, ogni campagna elettorale fa storia a sé, ovviamente. Ci sono quelle per le politiche che hanno determinate caratteristiche, ci sono quelle amministrative che hanno altre caratteristiche. Quelle per la carica di sindaco sono campagne elettorali molto particolari, molto molto faticose, molto sentite, molto combattute, però molto entusiasmanti, perché il rapporto col popolo, con la gente, con l'elettorato dà tanta energia. Ai tempi della sua prima candidatura a sindaco, durante la campagna elettorale, c'è stato un momento nel quale ha detto sì, riesco a vincere, e un altro nel quale magari invece ha detto no, non ce la faccio? Quando ha capito che sarebbe diventato il sindaco di Alghero? Ho capito che sarei diventato sindaco quando, dopo il ballottaggio, o meglio, nella fase pre-ballottaggio, molte forze politiche che in prima battuta si erano schierate contro noi iniziavano ad avvicinarsi e iniziavano a offrirsi, a offrire la loro collaborazione. In quel momento ho capito che l'elettorato, che la nostra comunità, che la politica si schierava dalla nostra parte, aveva capito qual era il nostro messaggio, qual era la novità e la forza del nostro messaggio politico, e che questo messaggio era stato apprezzato. Ecco, quindi già durante il ballottaggio era evidente che noi saremmo riusciti a prevalere contro un candidato e una coalizione molto molto forte, perché il candidato dottor Colavitti era un candidato di grande pregio, di grande levatura, di grande capacità, di grande lignaggio, aveva una coalizione forte con sé. Era difficile competere con Colavitti, è stato veramente un antagonista molto molto importante, però abbiamo capito a un certo punto che la città era con noi, e lo abbiamo capito perché la politica, anche quella più lontana da noi, si stava avvicinando a noi. Quello è il momento in cui abbiamo capito che avremmo prevalso. Quando ancora oggi le rinfacciano la situazione Piazza dei Mercati, lei cosa prova? Non riesco a capire quale situazione mi debbano rinfacciare per Piazza dei Mercati, considerato che Piazza dei Mercati è stata poi realizzata. Devo anche ricordare, per chi non lo sapesse, che quando io sono diventato sindaco nel giugno 2002, la gara per Piazza dei Mercati era ultimata, era stato firmato il contratto, quindi non c'era assolutamente nulla da fare. Era una gara un po', diciamo, tormentata, è stata una gara tormentata negli anni precedenti al mio mandato, e ho dovuto fare qualche intervento di tipo amministrativo per migliorarla, per fare in modo che comunque gli algheresi non avessero problemi da un'eventuale risoluzione del rapporto, perché diversamente, se noi avessimo risolto il rapporto, avremmo dovuto pagare qualche milione di euro all'impresa. Ovviamente non abbiamo pagato, abbiamo rispettato il contratto che aveva sottoscritto la precedente amministrazione. Piazza dei Mercati esiste, c'è un edificio importante. Per la verità, il mio progetto era quello di eliminare la strada e fare una piazza unica che ricomprendesse al suo interno tutti i mercati algheresi, quindi il mercato della carne, il mercato del pesce, della frutta e verdura, ricongiungendo il tutto con Piazza Pino Pilas, che abbiamo inventato e realizzato noi all'interno del grande progetto del Qualtè. Chiudiamo questa intervista con un consiglio e un augurio per gli algheresi.
Non mi sento dare consigli agli algheresi, credo che gli algheresi non abbiano necessità di consigli, assolutamente no. Mi sento di augurargli di trovare un'amministrazione che stia al loro fianco e che sappia, anche nel medio termine, non nel breve termine, perché è inutile avere speranze di recupero e di miglioramento nel breve termine, che sappia nel medio termine disegnare quantomeno un orizzonte, far vedere dove vuole andare l'amministrazione, quali sono gli obiettivi che si pone. Ovviamente l'orizzonte deve essere, non dico roseo, ma comunque chiaro, deve essere visibile, deve essere comprensibile. Oggi purtroppo gli algheresi non hanno questo orizzonte chiaro, comprensibile e visibile davanti agli occhi. Grazie. Grazie a voi.